Giancarlo, ben trovato. Ciao Manuela, e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, Giancarlo, io come al solito parto subito da un breve sommario per far capire ai nostri amici gli argomenti che andremo a trattare. Naturalmente sono quelli di più stretta attualità, ma anche quelli intorno a cui, insomma, bisogna fare dei bei ragionamenti. Allora, Alessandra dalla regia, partiamo. Questo è il primo scenario economici e politici e tra poco faremo una riflessione con te su quello che sta accadendo. Uno sicuramente è questo, le banche centrali. Non convincono più i mercati, o meglio, sembrano non convincere più i mercati. È crollo, visto quello che è successo la settimana scorsa. L'America, l'S&P 500, è reduce dalla peggiore settimana da marzo 2020 e quindi cosa sta accadendo ai mercati? Si parla di possibile recessione? Sì, no, insomma, di questo discuteremo. Poi, un tema che riguarda, insomma, l'economia anche domestica, perché riguarda tutti noi, gas, siamo vicini al vero allarme. E una notizia è che, a parte questo braccio di ferro naturalmente con Vladimir Putin, domani ci sarà il comitato di sicurezza per il livello di allarme proprio sul gas. E poi ne parleremo naturalmente. Macron, andiamo in Francia. Beh, un'altra notizia che insomma nelle ultime ore sta facendo discutere: ha perso la maggioranza, molto difficile con i numeri che ha ottenuto dal voto governare. Ma nello stesso tempo, l'altra notizia è che c'è stato un boom di Marine Le Pen che ha ottenuto tantissimi seggi. Oggi ne ha 8, invece ne ha ottenuti, se non sbaglio, 58-65. Una cosa del genere, no, forse no, scusate, di più. 80-95, quindi siamo ancora più alti. Quelli sono i repubblicani che hanno perso invece, che è sceso il partito dei repubblicani. Allora, ripartiamo da zero, tra virgolette. Giancarlo, sicuramente di notizie ce ne sono tanti, questi sono gli scenari. Ho dimenticato qualcosa? No, beh, c'è già troppa carne al fuoco, dobbiamo condensarla perché in mezz'ora facciamo fatica. Ci sono tutte notizie importantissime, poi quella della Lagarde, quella di Macron in particolare, cioè sono notizie che potrebbero, insomma, esserci dei cambiamenti epocali, soprattutto con la BCE. Esatto, lascio parlare solo te oggi, facciamo così, io ti do solo degli input che No. sono quelli. No, no, perché mi interessa molto sapere cosa ne pensi. Allora, partiamo proprio dalle banche centrali che sembrano non convincere più i mercati. Abbiamo visto insomma questi crolli che erano già un po' nelle previsioni, Giancarlo ne abbiamo parlato altre volte, ma la domanda un po' marzulliana è: le banche centrali non convincono più i mercati oppure i mercati insomma si erano troppo seduti appunto e quindi è un po' meno comodo adesso il ruolo delle banche centrali, mettiamola così. Io sinteticamente direi che nessuno è in grado di fare i miracoli. Cioè, purtroppo non è che alla Banca Centrale Europea o alla Federal Reserve oggi siedono delle persone non qualificate, è che si ritrovano in una situazione estremamente difficile, con un'inflazione che morde, che è molto probabilmente molto superiore a quanto ci viene detto, e quindi la situazione è veramente difficile perché si passa dall'inflazione alla recessione. Quindi, ripeto, le banche centrali si trovano in una grave crisi, ma determinata dal fatto che per anni, come ho sempre detto, per anni c'è stato il Bengodi sui mercati, nel senso saliva tutto e questo non era possibile. Quindi questa è la situazione, cioè è vero, se poi la traduciamo vediamo che ovviamente i banchieri centrali fanno i banchieri centrali, cercano di tranquillizzare, cercano di dire che comunque hanno gli strumenti per andare incontro appunto a queste crisi qua, però la realtà è un'altra, quindi diciamo che non credono più che il mercato non crede più alle banche centrali, ma perché vede che si trovano in una situazione di estremo imbarazzo. Questa è la verità. Anche pa allora, sì, l'imbarazzo per quello che abbiamo sempre detto, insomma, anche il ritardo nel movimento rispetto a delle decisioni. Powell, però, visto per rimanere
a una delle notizie più recenti, cioè il rialzo dei tassi di 75 punti base da parte di Powell, quindi che si è mostrato insomma decisamente aggressivo, ma soprattutto ha fatto intendere che così si proseguirà. Appunto, Powell è ancora in imbarazzo? Ma allora lui dice giustamente dal suo punto di vista di essere in una situazione migliore delle altre. Sì, vero, Beh, vero, l'ha detto, assolutamente. è anche normale che uno difenda la sua posizione, insomma. Però, caro Powell, mi rivolgo Sì, direttamente a ecco lui, qua, guarda, ti so. sta ascoltando, è di fianco a te, come Esatto, vedi, sì. esatto. Però hai visto, caro Powell, tutti pensavano che aumentassi i tassi del 50%, li hai aumentati dello 0,75%, quindi sei andato là e quel giorno i mercati sono crollati. E quindi sì, avrai cominciato prima degli altri, però la borsa americana sta soffrendo come non succedeva da tantissimo tempo. Beh, certo, l'S&P 500 l'abbiamo detto è reduce, oggi peraltro Wall Street è chiusa, quindi È vedremo chiusa, poi sì. da domani cosa succederà, però dalla peggiore settimana, quella scorsa, da marzo 2020, non è che stiamo parlando di niente, eh? Powell ha aumentato di 75 centesimi in un colpo, cosa che non accadeva dal 94, un aumento di tali proporzioni. Quindi questa è la questione, cioè i banchieri centrali stanno facendo di tutto, ma la situazione è talmente grave che il mercato risponde in maniera diversa. Questa è la verità dei fatti. Ma Poi, sì, prego, prego, prego. No, no, dimmi, no, dimmi, no, 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 Giancarlo. era solo vedere. Poi è chiaramente la situazione dell'Unione Europea e quindi della BCE è ulteriormente aggravata dal fatto che ci sono effettivamente gli stati differenti che chiedono quindi politiche monetarie differenti e questo mette ancora più in difficoltà la Lagarde rispetto a Powell. Eh certo, sì, Lagarde che ancora, insomma, sì, è stato annunciato un rialzo dei tassi di 25 punti, ma a luglio, quindi diciamo che l'iter non è ancora partito concretamente. Certo, l'annuncio è stato dato, quindi bisognerà prendere le misure con questo, no? Anche perché per chiudere il ragionamento, no? Perché qui abbiamo appunto inflazione, controllo dell'inflazione, rialzo dei tassi e bisogna scongiurare però. Adesso non usiamo la parola recessione, anche se poi quello è la parte finale, però un rallentamento eccessivo dell'economia. Powell e Lagarde, ovviamente, come dici tu, difendono le posizioni dicendo no, attenzione, siamo ben lontani, adesso non l'hanno detto così, sto un po' traducendo in modo terra terra i loro discorsi, non siamo arrivati ancora a quel punto. Sì, è vero, però è anche vero che con un rialzo dei tassi di interesse così importante, soprattutto quello americano, che non si vedeva da decenni, beh, è anche complicato dire se e quanto l'economia rallenterà, no? Quindi anche questa certezza e sicurezza nel dirlo lascia un po', credo che nasca anche da lì la debolezza dei mercati, cioè lascia un po' spiazzati gli investitori, o sbaglio? No, hai perfettamente ragione, ma anche perché voglio ulteriormente sottolineare, dopo quello che era accaduto con la pandemia, Sì. il 2021 certo era l'anno del grande rimbalzo. Ma il 2022 era un anno che nelle previsioni doveva ancora essere un anno di un forte rialzo, Certo. ripresa economica, no? Addirittura si parlava del 4%, insomma, percentuali. Quindi anche se non andiamo a finire in recessione, quindi resta comunque il segno più, ma un conto avere un più 4%, un conto avere un più 0, cioè, le cose Certo, sono ben diverse. assolutamente sì, sono d'accordo. Va bene, invece andiamo all'altro titolo, Giancarlo, che abbiamo visto prima, quello sul gas, e lasciamo per ultima l'analisi di quello che è accaduto in Francia, andiamo a ritroso, diciamo così, nella cronologia delle notizie. Allora, domani intanto è in programma la riunione del Comitato Tecnico di Emergenza, proprio a monitoraggio del gas naturale, che è istituito presso il Ministero della Transizione Ecologica per discutere, ecco, parto da qui, poi ti do la parola su questo, sul possibile innalzamento dello stato da preallarme a allarme. Siamo davvero messi così male, Giancarlo?
Allora, da un lato si tranquillizza, si dice che le scorte ci sono, dall'altro si parla di uno stato da preallarme ad allarme, quindi insomma, non si riesce bene a capire quale sia la situazione. Così come c'è un rimpallo ovviamente tra i paesi dell'Unione Europea e la Russia su le motivazioni di questo allarme, perché la Russia dice che non può garantire le quantità di gas precedentemente con richieste, diciamo, dai paesi dell'Unione Europea proprio a causa delle sanzioni. Quindi poi naturalmente sia vero o non sia vero questo, però obiettivamente c'è questo rimpallo di responsabilità, cioè la Russia dice non posso garantire tutto quello che mi chiedi perché le sanzioni mi impediscono di garantirti le forniture. Contemporaneamente ovviamente l'Unione Europea invece dice che sono dei tagli fatti dalla Russia per mettere in difficoltà l'Unione Europea e quindi per far aumentare ulteriormente il prezzo del gas, Sì. effettivamente che è aumentato. Quindi dove stia la verità adesso è un po' difficile da dire. Di sicuro io spero che il nostro governo faccia di tutto per salvare sia, diciamo, le famiglie italiane, ma soprattutto le aziende, perché se andiamo a mettere in difficoltà le aziende già in un momento di difficoltà come questo, non Eh so no, dove potrebbe. certo. Sì, poi è ovvio, come dicevi tu, insomma, da una parte ci dicono di stare tranquilli, dall'altra parte, al di là del fatto che si dica che potrebbe arrivare questo stato di allarme, siamo già in preallarme, quindi insomma, probabilmente tanto tranquilli non possiamo essere. C'è chi ha riportato un po' in superficie la parola razionamento, no? Quello che potrebbe essere nel piano del governo se dovesse essere confermato lo stato di allarme. Non si sa ancora ovviamente cosa potrebbe succedere, però è una parola che insomma un po' di timore lo mette, no? Sì, ma io penso L'aveva che. usata anche Draghi, poi vabbè, poi dopo siamo andati avanti e come dicevi anche tu, sono arrivate rassicurazioni, però adesso sta tornando, insomma la stiamo sentendo. Sì, ma appunto, io ritengo però questo fatto, cioè la parola razionamento alle famiglie non fa molta paura, perché obiettivamente se si dice alle famiglie insomma, fare attenzione, cercare di consumare il meno possibile, eccetera. Io penso che le famiglie non hanno problemi da quel punto di vista lì. Quello che a me preoccupa è il razionamento invece, Alle nell'industria, imprese, alle imprese. È certo. quello. Cioè, gli italiani per me sottovalutano la parola razionamento perché la vedono su di sé e No, no, dicono, sono beh. d'accordissimo, però sai anche molto meglio di me sicuramente Giancarlo come è più un discorso psicologico che poi va in un percorso, diciamo quasi obbligato a abbattere ancora di più quello che, cioè noi stessi ci abbattiamo il potere d'acquisto, razzardo questa ipotesi che già si è abbassato per l'inflazione, i prezzi elevati e quindi spendiamo meno. È chiaro che se ci sentiamo dire anche noi singoli individui, poi sono d'accordo col sostenere che per la situazione è più grave se pensiamo alle imprese, no? Che già stanno facendo fatica e che quindi poi rischiano di non produrre più, quindi con tutte le conseguenze del caso, però se anche a noi singoli individui viene detto, beh, dovete limitare il consumo, eccetera, eccetera, subentra nella nostra testa quel meccanismo per cui diciamo, ma aspetta un attimo, cosa sta succedendo? Forse è meglio che io non spenda più e sappiamo cosa significa. Questo non è il risparmio sano, no? È un risparmio che poi a livello collettivo si traduce in frenata dell'economia. Ecco, giusto per, magari ho saltato anche qualche passaggio, ma per arrivare No, al dunque, ecco. hai ragione, Emanuela, però se c'è una crisi, c'è una crisi. Sì, Non è che sì. possiamo avere una crisi E far finta di niente, tu e far dici, finta di niente. certo. Se c'è una crisi, Sì. purtroppo. No, no, che i sacrifici nelle crisi si fanno. Era solo per dire che certo, sono due pericolosità diverse, cioè da una parte le imprese e le aziende, dall'altra parte però anche i sacrifici chiesti alle famiglie in questo contesto poi portano a tutta un'altra serie di
di cose. Vogliamo aggiungere qualcosa sul gas o passiamo al presidente francese Macron? Ah, passiamo a Macron, solo per una chiusura sul gas. Sì. Attenzione, io lo ripeto spesso, quando vediamo una situazione diciamo di preoccupante sui mercati finanziari, dobbiamo tutti preoccuparci, anche coloro che non hanno investimenti sui mercati finanziari, perché prima o poi quella situazione si riversa anche sul Esatto. mercato economico, sull'economia diciamo tradizionale, e poi ne sentiamo tutte le conseguenze. Quindi era solo una chiusa per quel discorso, insomma. Non sottovalutiamo quello che sta accadendo sui mercati internazionali solo perché non ci tocca in questo momento No, no. direttamente il nostro portafoglio. Assolutamente, assolutamente. Se non si trovano delle soluzioni, prima o poi arriva. È proprio una condizione ovvia. Allora, Macron che perde la maggioranza assoluta e boom di Le Pen. Diamo giusto qualche numero, anzi li do io, poi a te lascio le considerazioni. Allora, Macron con i numeri che ha non ha la maggioranza assoluta per poter governare. Parliamo di 289 seggi e nel primo mandato aveva 341 deputati, oggi ne ha tra 210 e 230, questo secondo le ultime proiezioni. Marine Le Pen invece sale a 80-95 seggi rispetto agli 8 attuali. Questo fa ancora più impressione, se vogliamo, come confronto. Naturalmente, il Parlamento francese esce dalle urne con equilibri sconvolti e indubbiamente Emmanuel Macron con le ossa rotte. Giancarlo. Allora, Manuele, innanzitutto non è che voglia fare il professorino oltretutto non ne avrei le qualità, ma forse per chiarezza diciamo a tutti i telespettatori come funziona il sistema elettorale francese, Certo. che è un sistema semipresidenziale, quindi non è come quello americano che è presidenziale. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che il presidente è eletto direttamente dal popolo e quindi ci sono le elezioni presidenziali, e lì le ha vinte Macron anche recentemente. Poi il presidente nomina il primo ministro, il quale però, questo primo ministro, deve costruirsi la sua maggioranza in Parlamento. E il Parlamento invece viene scelto con altre elezioni, e quindi che appunto sono le elezioni parlamentari. Quindi ci sono due elezioni diverse: una può eleggere, come è successo, Macron, e poi le elezioni invece presidenziali non danno ai partiti, al partito di Macron o comunque ai suoi alleati, la maggioranza per governare. Questa è una situazione che in Italia non può succedere, però insomma, vabbè, non c'è mai un sistema elettorale migliore degli altri, altrimenti l'avrebbero utilizzato tutti, no? Ci sono Certo. sempre i pro e i contro. Quindi Macron adesso si trova in una situazione in cui il suo partito resta il primo partito, ma non ha la maggioranza assoluta. E soprattutto diciamo che la sorpresa è avvenuta sul pat da dal patto della un po' dei due estremi, destra e sinistra. Non sono proprio gli estremi perché ci sono partiti ancora più a destra della Le Pen e ancora più a sinistra di Mélenchon, ma comunque diciamo che a uscire vincitori sono stati appunto Marine Le Pen e soprattutto comunque anche Mélenchon, cioè la sinistra unita, diciamo così. Sì, Questo sì, 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 sì. mette in chiaro imbarazzo Macron, il quale aveva nominato proprio recentemente il primo ministro. Questo primo ministro era tra i ballottaggi, ha vinto, perché se avesse perso oltretutto si sarebbe dovuta per non una legge, ma una consuetudine, si sarebbe dovuta così dimettere dalla propria carica. Ha vinto a malapena con il 52% il suo ballottaggio. Ci sono tre ministri invece che hanno perso il ballottaggio, quindi dovranno dimettersi. Quindi, insomma, una situazione un po' abbastanza Un imbarazzante po' per. intricata, è imbarazzante, bravo, sì.
oltretutto questa situazione qua senz'altro va a, diciamo, a discapito anche dell'intera Unione Europea, perché a questo punto, mentre prima così Germania e Francia erano diciamo dalla stessa parte perché comunque godevano di un grande consenso popolare, adesso la Francia non ha più questo grande consenso Allora, popolare. assolutamente, infatti ti stavo chiedendo un po' come questo doppio smacco di Macron potrebbe intanto paralizzare, bloccare la Francia e poi di conseguenza l'Europa. Non dimentichiamoci che quando è stato eletto Macron è stato considerato l'uomo che avrebbe potuto salvare anche e risistemare l'Europa, ricordi, no, Giancarlo, fermo restando che nessuno è in grado di farlo da solo, ma in lui si erano riposte molte speranze. È un po' un circolo vizioso la politica, poi diciamocelo, no? Perché si dà fiducia sempre a qualcuno perché molto spesso è la novità, e poi proprio perché da solo una persona non può fare, si fanno mille ragionamenti diversi. Però, appunto, in un momento soprattutto come questo, in cui l'Europa cioè, insomma, inclusa in una guerra, perché di questo si tratta, no? Russia-Ucraina. Beh, cosa potrebbe succedere anche a livello europeo con questa paralisi, vogliamo chiamarla così, della Francia? Allora, permettimi, Emanuela, di fare così una piccola pubblicità al video che pubblicherò stasera Certo, ma sul mio certo. Così ci canale, dai qualche anticipazione, vai. no? Sì, perché allora io ogni tanto, cioè io spero che tutti i miei video siano interessanti, però è ovvio che non è che ogni giorno una persona fa. Io ogni tanto dico: questo mio video salvatelo da qualche parte, perché magari tra qualche mese o tra qualche anno sarà bene andarlo a rivedere, no? E E su quello così di lo. stasera lo dirai? Esatto, e su quella di Ok. stasera lo dirò. Perché, attenzione, si mette in risalto qual è la vera e importante crisi dell'Italia. Perché obiettivamente la BCE adesso si trova in una grande difficoltà proprio per l'Italia. Adesso si parla di un whatever it takes all'italiana, cioè per salvare l'Italia, eccetera. Quindi la situazione per l'Italia è grave. E chi può salvarla? L'ha detta anche un po' Andrea prima di me, sai, io prima di collegarmi Sì. ascolto Andrea Cartisano. Obiettivamente, se alla situazione dell'Italia, ecco, il paese a noi più vicino, diciamo in brutte condizioni, è la Spagna, ma se dovesse anche essere la Francia ad andar male, è chiaro che cioè, ci sarebbero proprio all'interno dell'Unione Europea una divisione in due, cioè da una parte il famoso asse germanico, cioè Germania, Olanda, Austria e mettiamoci dentro anche Finlandia, dall'altra parte Francia, Spagna, Portogallo e Italia, quindi sarebbe proprio quasi una scissione dell'Unione Europea. Quindi ecco, quello che voglio dire è che queste elezioni francesi, attenzione, sono importantissime perché probabilmente faranno scendere la Francia più verso i paesi del sud Europa che non verso i paesi del Ok, nord Europa. E no, questo potrebbe essere un cambiamento epocale all'interno epocale. dell'Unione Europea, E certo. per questo, come ha detto Giancarlo, sarà uno dei video che lui vi consiglierà di salvare, perché poi chiaramente gli effetti non si vedranno certo domani, ma tra un po' per quello, no? Quindi sono video, diciamo, che si possono rivedere in tempi non sospetti, futuri, appunto. Invece oggi tutto è molto sospetto, chiaramente. Ti leggo questo messaggio e poi ti saluto. Roberto scrive: il pessimismo è dilagante, quasi come i suonatori nella notte dell'affondamento del Titanic. Sì, i suonatori in realtà cercavano di infondere ottimismo nelle persone, però chiaramente sapevano che si stava affondando, quindi assolutamente sì. L'Italia non è preparata a un cambio di scenario energetico per colpa dei partiti e delle associazioni anti, a prescindere. È Zelensky che ha destabilizzato il sistema Europa, tutti con lui e i fatti reali contro di noi. Cosa commenti? E poi appunto ti saluto, Giancarlo. Beh, io commento in questa maniera: guardate, se potete, insomma, se vedete,
il grafico dell'indice che misura la probabilità dell'Italexit, cioè dell'uscita dell'Italia dall'Unione Europea. Insomma, in quest'anno c'è stata un'impennata di quel grafico. Quindi se uno guarda quel grafico, poi dopo, tanto tranquillo, non sta. Non sta. Ok, beh. Poi, okay. Poi quello sì. Che può fare la Lagarde, chiaramente lo farà. Non voglio dire che siamo, diciamo, in prossimità di una cosa epocale, però attenzione, cioè guardiamo quei grafici e ci rendiamo conto che la situazione è veramente grave. Insomma. Va bene. Allora, Giancarlo Marcotti, grazie, seguitelo su Finanza in Chiaro con i suoi video, aspettiamo naturalmente quello di oggi, quindi lo guarderemo tutti, noi ci sentiamo settimana prossima, Giancarlo, e grazie per la collaborazione. Grazie a te, Emanuela, e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie.